Qualcuno si è svegliata, ciao! Guardate questa la mattina, assurda! Ciao amore, ciao! Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video! Video speciale perché oggi è la morning routine delle mie piccole cagnoline! Non puoi farmi questo, no! No! No, non li voglio i baci tuoi la mattina. La mattina sei sempre così coccolosa. Anche i vostri cani sono così coccolosi la mattina. Comunque, mi raccomando, commentate questo video, mettete un pollicino su perché vi farò vedere che cosa succede tutte le mattine in questa casa. Guardate una cosa, vi faccio vedere una roba troppo divertente. La mattina qui aspetta nell'angolo del letto sempre. Guardate, lui che è appena andato giù. Vieni qua, Quinn, vieni. Vieni. Vieni qua, Quinn, vieni qua, guardate cosa fanno. Quinn, vieni qua. Vieni. Amore della mami. La mattina è il momento più coccoloso di Quinn. Guardate quelle. Eccole, adesso scendiamo e andiamo a fare colazione, va bene? Non mi puoi dare tutti questi baci, è proibito la mattina. Dai su, andiamo prima uno perché se loro non saltano dal letto, quindi tutte le mattine le metto giù io. Due. Su, andiamo a fare colazione? Sì, andiamo, dai. Guardate che pazza, Meli, com'è agitata dalla mattina. Brava, amore. E adesso vado a fare colazione. Allora, questi sono i barattoli che ci devo comprare il coperchio per ci metterò la pasta e altri legumi vari. Sapete che io sono un po' fissata con i barattoli e io tengo le crocchettine dei cagnolini in questo barattolo di plastica dura che ho comprato ad Ikea. Eccola, ha fame. Chi è che vuole la pappa? Allora, Quinn e Amélie mangiano in due punti diversi. Quinn mangia praticamente in cucina, giù, e Amélie mangia sul divano di là perché sennò Quinn gli ruba le crocchette. Non so se chi ha più animali fa anche questa cosa qua, perché tanto Quinn non sa saltare sul divano e quindi non le può rubare. Quinn, papà! Perché non viene? Ah, scusa, eri qua. Mi sembrava strano che non ci fossi. Questo per te. Poi cambio l'acqua perché con sto caldo e poi la mattina va sempre caldo. Sì, tutto bene, amo. I cagnolini volevano le tue coccole questa mattina. Volevano le tue coccole questa mattina i cani. Quindi sta mangiando, io lì gli ho messo anche una cuccetta, così se vogliono quando mangiamo stanno lì. Lei mangia e adesso andiamo a dare a Amélie. Ciao Marta. Ciao amore. Buongiorno. Buongiorno anche Allora, a te. bacino amore, vieni. Il mio amorino bello. Ciao. Il mio amore. Guardate com'è muccoloso. Ah, è stata brava. Guarda come scudi. È stata brava, glielo metti tu. Aspetta, seduta. Ok, zampa. Up. Adesso te lo dà, guardate che codina, come scodinzola. Qui ne ha già finito di mangiare. Quinn, hai già finito di mangiare, ma come? Ecco qua. A lei puoi abbondare, che lei se le divide. Amélie le divide durante il giorno le croc, quindi anche se sono tante, lei se le divide. Ma facciamo vedere il pezzo forte perché ho dei filmati da farvi vedere. Aspetta che arriva la modella. Oh, eccola qua, la capanna di Minnie. Io ho aggiunto questo salsicciotto che ce l'avevo in più. E questa è la capanna di Che è la Minnie. capanna di Quinn. Ciao, è la capanna di Queen. Appena Amélie finirà di mangiucchiare, le porto un attimo fuori. Quindi io mi cambio adesso. E tra l'altro stamattina devo andare a comprare il mangiare del criceto. Ne mangia di semi, eh? Eh sì, i semini di girasole devo comprare. E un'altra roba che finita adesso, poi vado qui dietro che c'è il coso. Prendo la tua macchina, Co! Sì, va bene. Ah! Ormai mi fido. Ti fidi? Sì, perché no? Bravo, così mi piace, le ultime parole famose.
Ma voi come vi svegliate la mattina? Mi svegliate col caldo. Io ho sti capelli, mi fa un caldo. Sto a morire, non ce la faccio più. Attacca il pinguino. Guardate, questa è un'altra cuccia. Volete vedere quanti giochi che ha Amelie fuori? Guardate. Questo disordinato è l'angolo di Amelie. Questi sono dei cuscini, perché una cuccia l'ho dovuta togliere, ma ho conservato i cuscini. Guardate quanti giocattoli ha. Soprattutto i pupazzi gli piacciono e gli toglie gli occhi. Sono orrendi, guardate, orribili. Questo, poi questo. Queen, allora, andiamo a fare questa passeggiatina? Ti metto il guinzaglino, adesso mi vado a cambiare. Mi metto una cosa carina e arrivo. Va bene, mami, ma quella sta ancora mangiando. Ah, smangiucchi, eh? Dio, il letto non lo faccio perché devo cambiare tutte le lenzuola. Non so, per chi dorme con gli animali, io per esempio cambio le lenzuola ogni tipo 3 giorni, perché dormendo con i cagnolini devi per forza cambiarle. Tra l'altro qui in delle volte c'ho delle piccole perdite perché è un po' anzianotta. E a proposito di questo volevo dire una cosa. Metto qui un commento che mi hanno fatto rispetto a Queen. In questo commento, come potete leggere, dice che noi, avendo avuto adesso Amelie, stiamo trascurando Queen. Non è il primo commento che leggo di questo tipo, però come avete potuto vedere, Queen a 13 anni non ha più la stessa energia di quando, cioè di qualche anno fa purtroppo, soprattutto rispetto a quella di Amelie. E molto spesso, se non vedete Queen, non è che noi la trascuriamo assolutamente. Queen è l'amore della mia vita, il mio primo cagnolino. E io per lei penso che farei qualsiasi cosa. Però non voglio neanche stressarla. Quindi, visto che adesso Amelie è molto più attiva e Queen può riposarsi un pochino di più, io non voglio disturbarla, soprattutto perché Queen dorme molto e ha bisogno anche dei suoi momenti. Star sempre lì con la telecamera su un cagnolino che magari adesso risulta anche un pochino stanco per l'età non mi sembra corretto. Quindi non è che io la stia trascurando. Cioè, se non è che se non la vedete, io la trascuro. Anzi. Allora, mi metto questi qua, questa. Eccomi qua, mi sono messa le ciabattine e no dai, una cosa easy, anche perché sto uscendo così a portare i cani. Che palle! Aia, che male! Come ti sei fatto male? Ho picchiato la scossa al ginocchio, che male! Che scemo, ti faccio le carezze per la ecco cuba. Quello che lo volevo, anche un bacino? Racconta quello che sta accadendo. Non trovo i guinzagli, Lu, dove li hai messi? Dove sono? Dai, Lu, sei stato tu! No, dov'è che li abbiamo utilizzati l'ultima volta? Fammi vedere se sono in macchina, perché ho girato tutta la casa. Che morning routine, questo è quello che succede sempre in casa. Perché io cerco di mettere ordine, ma Luca è disordinato. Sono arrivata alla macchina, fa un caldo ogni volta, io devo uscire con il caldo afoso. No raga, non avete capito il caldo? Ma qua non c'è niente. Sono in casa chissà dove. Ti ha recuperato solo il libretto dei cani, ma non ho recuperato i guinzagli. Come li faccio a portare fuori? Fa un caldo. Era in macchina? No, solo il libretto. Che cavolo, come fai? Non lo so, Lu, non lo so dove sono. Lu, è sempre colpa tua. Il criceto è sempre qui, gli abbiamo cambiato tutto. Guardate che gabbietta ordinata. Sarà in qualche borsa del cavolo. Sì, sarà in qualche borsa. Controlla queste che sono qua sulle scale. E qua, eccolo. Guardate. Ciao, Critch, ti vado a comprare da mangiare. Ho vinto io. Li hai trovati. Perché che li hai messi là dentro? Fammi vedere. Ah, ma è un regalo di Malta. È un regalo mio quello. Sai che li ha messi lì? Lo sai chi? Chi? Quando abbiamo portato i cani da tua madre, che lei mi ha dato il regalo, c'erano i guinzagli. Ho già capito, guardali. Vogliono uscire, dai, mettiamoglielo. In tutto questo, guardate la mia ciabatta rotta da Amelie. Adesso vado a prendergliela, gliela compro. Cameli. Perché col guinzaglietto mi sa che così, col collarino so. Ma che bel collarino, col pizzo. Ecco, qua. E nel mentre c'è Queen, anche lei qua che aspetta, che non vede l'ora, guarda. Sì, infatti anche lei non vede. Guarda cosa stai facendo con le croc. Vieni. Guarda Queen cosa fa, alza pure la gamba, la zampa. Via, l'ho già messo a te. Allora.
questo, guarda, guarda, vieni, vai. Non lo vuoi fare? Ah, sì, sì. Si veste da sola. Questo, questo. Infatti mi ricordavo di averli visti in una busta io, ho detto ma dove sono finiti? Ma vedi quanto è agitato. Guarda. Adesso gli allungo il guinzaglio, guardate. Vai, puoi andare, via. Andiamo, vai, vai. La pazza. Guardate come corre, guardate, guardate. Differenza tra Amelie e Queen. Come vi dicevo, Queen non ha la stessa energia di Amelie a 13 anni e ovviamente bisogna dargli proprio i suoi tempi e non bisogna starle addosso. Cacchina raccolta! Adesso la buttiamo e torniamo subito a casa perché fa troppo caldo. Anzi, se dovete far uscire i vostri cagnolini, mi raccomando, non fateli mai uscire a degli orari di punta, ma la mattina, come faccio io, e poi eventualmente la sera dopo cena. Sono io, Luca! Sì? Sono io, Lu! Sì, sì. Ma che sta dicendo? È per un pacco, il citofono non funziona. No, non è un pacco, sono Marta. Sono Marta, non è un... Sono Marta. Luca, sono Marta. Lui non mi sta aprendo, ma quello sta fuori. Luca, sono io. Non è il pacco, sono io. No, 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 che mi fai nuda, sono nuda, no, mi devi prendere da giù. Aiuto, lui, cani. Quindi ti porta a casa. Aiuto, aiuto. Guardate dove si riposano le patatine, dov'è? Sul divano. Io gli ho comprato la cuccia e lei sta sul divano perché vuole mirare queste crocchette. Ma cara mia, non le mangerai. Sono al supermercato, guardate quante cose ho comprato. Tra l'altro farò un video dove farò tipo una challenge al supermercato, quindi rimanete con me, non perdetevi i prossimi video. Eccomi rientrata a casa con la spesa. Aia, mi fai male con queste unghiette. Giusto per vedere se è buono, no? Fammi vedere. C'è scritto, Lu. Lu, c'è scritto gelato con crema spalmabile al pistacchio, no? Non ho capito. Forse mi hanno fregata. Fatti controllare. In che senso c'era Lucifero nel gatto nel giardino? No, ma non mi sembra che sia graffiato. Attaccava e scappava, attaccava e scappava. Il gatto è saltato dall'altra parte. Vedi quanto è agitata. Fagli i complimenti che hai fatto. Brava, sei stata brava. Ma sei graffiata addosso. Fammi vedere se sei graffiata addosso. Vediamo. Sì. No, gli dai. Occhi? No. Allora, mamma, tagli una mozzarella per una cosa. Queste sono le melanzane che ci ha dato Antonia. Ciao Antonia. Ciao Antonia, la nostra vicina. È la nostra vicina di casa. No, vabbè, guardate cosa ha pensato. Una roba con i piselli. Buonissimi, sono mais e piselli. Sono le patatine finte ai piselli. Guardate. Guardate che belli, questi sono i nostri pomodori. Allora, guardate questa qualità come è venuta bene. E questi sono i ciliegini. Anche il ciliegino è venuto bene, dai. Poi dici, che succede a casa vostra tutti i giorni? Ecco. Ma la mozzarella va dentro l'altra cosa, lui? Ma io non la voglio dentro la cosa, mi fa tutta la quina. A me non piace. È buono. Amelie non vuole da Marti. Per lei riesce a stare in equilibrio tantissimo. Vai, vieni. Su. Up. Piano, seduta. Piano, Amelie. Queen. Il video di Marta finisce così. Quella che si è addormentata sul divano. I cagnolini attorno. Ehi, ho visto una TV per strada, la prendiamo apposta. Questa è bella. Qual è?
Che fai? Ah, ci siamo svegliati, eh? Mi sono solo appisciolata. Iscrivetevi al canale e mettete like. Guarda che Amelie che sta parlando. Dai, no, lo so, però mi fa ridere la faccia di Queen è gelosa. Sempre di prendere. È gelosa, guarda. Sono un po' geloso che Amelie sta mangiando. Vieni qua.